Margot Robbie, trucchi fitness del personal trainer di Harley Quinn. Prima di entrare nei succinti abiti di Harley Quinn, Margot Robbie si è sottoposta ad un intenso allenamento che l'ha resa ancora più bella, tonica e perfetta di quanto non fosse già. Sembra difficile, ma il personal trainer dell'attrice è una delle persone che ha reso possibile una così formidabile interpretazione del suo personaggio. Oltre, naturalmente, al talento incontestabile di Margot. In forma come Harley Quinn prima di Halloween. Se vogliamo fare un allenamento mirato a diventare le Harley Quinn più invidiate del 2017, dobbiamo cominciare a lavorare subito. Il suo personal trainer è rimasto estasiato dalla disciplina dimostrata dall'attrice, che si è allenata tutti i giorni fino a 3 ore al giorno per diventare perfetta. Andy Ecker ha discusso col People di questa trasformazione fuori dal comune, Margot, è un soldato. È stato molto soddisfacente vedere il suo corpo che cambiava, plasmandosi esattamente in quello che lei desiderava in così poco tempo. Quali sono gli esercizi che le hanno permesso di entrare in quei meravigliosi shorts in rosso metallico? Un po' di tutto, anzi, molto di tutto. Andy le ha programmato un corso intensivo a base di Pilates e cardio, come ad esempio il salto con la corda. Ma una su tutte è l'attività che ha fatto davvero la differenza, e che l'ha resa una diva senza difetti agli occhi di tutto il mondo, il balletto. In particolare, Margot Robbie si è sottoposta a sedute intensive di arabesco e danza con i pesi alle caviglie, che hanno aumentato la sua forza e hanno sollevato un lato B che ha fatto la storia del cinema. Siamo concentrati molto sui glutei e sull'interno coscia, volevamo creare una linea meravigliosa che descrivesse la sua figura perfetta, ha raccontato il personal trainer di Margot, soddisfattissimo. Margot Robbie, una donna con le idee chiare. Se per il ruolo di Harley Quinn ha sentito il bisogno di perdere peso, per quello di Jane in The Legend of Tarzan l'attrice ha pensato invece che non ce ne fosse alcun bisogno, si tratta del XIX secolo, probabilmente era più che normale avere un po' di carne addosso. Non ho intenzione di diventare super magra per il puro gusto di farlo. E anche il suo approccio al mondo di Hollywood è tutto da ammirare. Nel corso di un'intervista per il Woman's Day, la Robbie ha espresso il desiderio di non essere considerata uno stereotipo di sensualità, voglio continuare a cercare dei ruoli femminili il cui interesse principale è portare avanti una storia, e non la relazione con il protagonista maschile. Pellicole come The Wolf of Wall Street mi hanno dato la possibilità di interpretare donne carismatiche e intelligenti, con tanto di lato glamour.